Allora, togli il sacchetto. Con un coltello fai un'incisione qui sul dorso e con le mani viene via la pelle perché è un pesce già cotto, ma molto facilmente. Poi vedete, da questa riga qui che si vede, no? Sempre con la punta del coltello, da qui in su viene via tutto un bel filetto tutto intero. Da qui in giù si può sbriciolare perché c'è la spina della pancia attaccata, quindi vengono fuori dei pezzettini tipo quelli lì. Sempre con la punta del coltello finite di togliere le eventuali spine più piccoline che rimangono, ed è pronta da mangiare. Se c'è un po' di proposte lì, insomma, la puoi fare con la pasta, sulle tartine, ecco, c'ho scritto lì. Diciamo che generalmente va benissimo con praticamente tutte le verdure cotte, cioè dalle patate alle mietole, agli spinaci, a qualsiasi cosa cotta, anche con diverse insalate crude, va benissimo con la ricotta, che è molto più magra della panna, per dire, e si presta a tantissimi tipi di cucina, praticamente tutto quello che sareste una scatoletta di pollo, oppure con la pancetta affumicata, perché per esempio un fumé fatto con questa, oltre che molto più magro, è anche sano e anche sapore.